Allora, Nicola Manfredelli, dicevamo con il presidente dell'Autieri che queste iniziative servono a far capire, se mai ancora ce ne fosse bisogno, che alcune cose che appaiono dei film sono poi delle cose reali, concrete. Tu sei stato bravissimo davvero quasi a sbriciolare, a rendere quasi solubile, diciamo, una storia che può apparire ingiallita nei libri di storia, appunto, ma invece è una storia reale, concreta per Rivello, così come per tutta la Valle del Noce. Per la valle. In effetti non solo per Rivello, è vero. Cioè, la ricerca anche minuziosa che ho cercato di fare, dalla quale ho preso pure spunti, ovviamente ho attinto molto a internet, come avete avuto modo di vedere anche su, da pubblicazioni fatte su giornali, giornalisti, te compreso, non escluso. Ovviamente ho cercato di ricostruire quelli, i fatti, gli avvenimenti nudi e crudi che si verificarono nella nostra zona, perché sennò, abituati come siamo a sentire o a leggere solo i racconti di battaglie, guerre fatte dagli altri, ma solo racconti. E allora mi sono chiesto, qui che cosa successe? Vediamo se possiamo ricostruire qualcosa. Allora, dai fatti raccontati, narrati un pezzo per volta, bombe Lauria, bombe Sapri, passaggio di quello, passaggio di quell'altro, ma in effetti non era mai stato fatto una ricostruzione integra, pressoché completa, veritiera, per far capire in effetti in quei giorni che cosa successe. Cosa successe? Passò la storia nella nostra valle, non solo a Rivello. Io ho fatto per Rivello, ma in realtà ho citato Lauria, Sapri, Maratea, ovvero tutta la nostra valle, tutte le cittadine che in quei giorni vissero drammaticamente tutto quello che successe in maniera negativa, spavento, morte, distruzione e quant'altro. Tra l'altro, Nicola, il nostro territorio è davvero un territorio cerniera, quindi allora la valle è stata protagonista della Seconda Guerra Mondiale, ma possiamo dire è stata protagonista anche, che ne so, dei Mille, dei Garibaldini, così come in precedenza anche di altri spostamenti di eserciti. Allora, in particolare qua mi stuzzichi perché però non vorrei mettere, cioè, cercare di prendermi di togliere i meriti di altri. Come ben sappiamo, giustamente, il passaggio dei Garibaldini avvenne da Sapri a risalire verso il Fortino, e quindi anche i cittadini di Rivello, sappiamo, si unirono alle truppe, ma prima ancora ci fu l'arrivo dei francesi, dove Lauria poi ci fu un epilogo tragico che forse non tutti sanno, e anche su quello c'è ampia documentazione. Diciamo che sembra che qui non sia mai successo nulla, ma in realtà, se poi si va ad approfondire con ricerche minuziose che richiedono tempo, viene fuori la vera storia, quella che io credo e spero sia più interessante per i ragazzi del posto, perché leggere storie di altri, non so, non piace tanto, ma leggere la storia locale, magari sentirla raccontare dai nonni, dallo zio, la cosa, sicuramente è più interessante, perché parla dei tuoi luoghi. Non so, ti fa capire che non stai in un territorio proprio del tutto dimenticato o così, o privo di significato, marginale o privo di importanza strategica. Non è stato così. Nicola, allora, tu sei stato doppiamente bravo, perché hai raccontato pure quello che è avvenuto, quindi insomma hai fatto anche un po' una lezione di storia, anche il professore Filizzola ti ha anticipato in questo, però fammi dissacrare la tua lezione di storia. Secondo me ci sono stati dei picchi altissimi, purtroppo anche tragici per certi versi, quando tu hai raccontato le micro storie, che poi ripeto sono storie importanti, ecco l'aereo che è caduto, l'aereo in fiamme, no? questo uccello di fuoco che per un niente, diciamo, non è caduto proprio, non è caduto nel centro di Rivello, di quel soldato tedesco che probabilmente l'episodio del camion, quel soldato che ha perso la testa o comunque era ormai senza bussola, impaurito, e quindi ne ha fatto quello che ha fatto. E poi permettimi, proprio adesso davvero sto dissacrando tutto, quando tu hai detto no, i pezzi dell'aereo caduto, allora è servito per fare padelle, per fare forchette, diciamo, e lì, cioè, insomma, voglio dire, non si può rimanere indifferenti a queste riflessioni. È vero, però è pur vero che in effetti sono cose reali, a me quello piace.
cioè parlare di un aereo, vabbè, si sa, il bombardiere, il fatto tecnico degli armamenti, che aveva e non aveva, basta prendere, si apre un libro, si legge, si fa. Ma nell'immaginare di un bambino, quando ero bambino, aver sentito sempre soltanto raccontare un aereo cadde, dove cadde, chi diceva qua, chi diceva di là, come se la gente avesse voluto dimenticare. Poi, quando sono riuscito a ricostruire i fatti veri, e quindi grazie ad internet e grazie agli americani, bisogna dire, che hanno desecretato tutto, di tutto e di più, e quindi è quasi tutto disponibile sui vari siti specifici, e sono anche disponibili a consegnare documentazioni. Si trova di tutto, scene, cioè foto interessanti, documenti, descrizioni, mentre invece per quanto riguarda quello che dicevi, dissacrare l'aereo, beh, per la gente dell'epoca, tra miseria, necessità, pensare che avevano bisogno anche di suppellettili per la cucina, dice che facciamo? È un aereo americano, che fai? Alluminio, è buono, hai voglia. Allora, giù tutti a smontarlo, ignorando completamente che in effetti si era consumata una tragedia anche all'interno di quell'aeroplano. Però i tempi erano quelli che erano. Dalla requisizione del metallo per la guerra, le case erano state praticamente private di tutto, di tutte le cose metalliche, quindi non sembrava vero a quella gente di poter riavere, riappropriarsi di quelli che erano, diciamo così, gli utensili, di cercare di riprendere una vita normale. Questo era, anche dalle piccole cose. Quell'aereo fu smontato in 100.000 pezzi, usato dai fabbri, usato dai ramai, chiunque aveva bisogno dice, beh, ma adesso vado là, sai, al Roccazzo, sai, al Vignale, sai, al Bitondo, tutte zone di livello, là c'è quel pezzo di camion e andiamo a vedere se è rimasto, magari c'è una ruota, c'è quello. Si cercava di sopravvivere anche con quello, perché la disperazione, ripeto, e la necessità era tanto, quindi ogni mezzo era buono. Nicola, siamo in conclusione di questa intervista, speriamo di avere modo ulteriormente di approfondire quanto tu hai detto, ma comunque abbiamo registrato l'intero tuo intervento, quindi già questo diventerà un documento da domani, ecco, per tutti quanti magari non erano presenti questa sera. Tu hai anticipato che hai voglia ancora di studiare, di approfondire, anzi hai lanciato un appello e hai detto speriamo che ci sia qualche giovane che mi possa aiutare. Ecco, oggi è il 25 aprile, c'è la liberazione. Ecco, per esempio, un aspetto che nella nostra valle non è stato studiato in maniera organica, in maniera complessiva, è proprio la resistenza. Sappiamo di sacche di piccoli partigiani, di gruppettini di partigiani o comunque di persone che si ribellavano, no? Ecco, questo potrebbe essere una traccia interessante. La traccia è interessante, anche se poi in realtà i primi che si ribellarono, se vogliamo, ancora prima della resistenza dei partigiani, furono proprio quei cittadini, quelle vittime di Matera, proprio in quei giorni, il 21 settembre, e il 24 quelli di Rio Nero, in Vulture, che sono ampiamente citati, purtroppo sono episodi che andrebbero pure maggiormente valorizzati. Tanto per far capire alla gente che in effetti si sentiva l'oppressione e si temeva il tedesco dopo l'armistizio, perché insomma erano cominciati i soprusi, le violenze, e quindi è interessante sapere, capire, sarebbe ancora più interessante conoscere la storia di quelle persone, ragazzi, adulti, che il coraggio, da dove presero il coraggio, sapendo che rischiavano la morte, anche all'auria, leggendo il tuo pregevole volume sulle dichiarazioni di Don Antonio Spagnolo, quando si disse che lui si mise in mezzo, come vedo studiato, si mise in mezzo fra questo soldato tedesco e il brigadiere della caserma, della stazione dei carabinieri, perché poteva venirne fuori una strage anche là. Quelli non guardavano in faccia nessuno, tra paura e disperazione pure loro, fame, bisogno, non guardavano in faccia nessuno, con le dovute eccezioni. Ovviamente io ho omesso di raccontare anche un altro episodio. Volutamente morì anche un signore di livello che era padre di famiglia, che non fu ucciso dai tedeschi bensì dagli alleati, perché fra di loro vi erano truppe anche indiane, indiani di India, che su richiesta di cibo con pretesa, e questo signore glielo diede con la promessa che gli avrebbero dato un paio di stivali, lo ignorarono. Lui andò a chiedere ripetutamente, più volte, più volte, più volte, alla fine si sentì deriso, imbracciò il fucile e li minacciò. Quelli, per tutta risposta, lo ammazzarono come un cane con una raffica di mitra al bivio che porta a Nemoli. Non l'ho detto, mi riservo poi di scendere nei particolari.
Nicola, davvero un'ultimissima domanda, ma più ti voglio estorcere una tua riflessione. Sempre, ripeto, siamo nel giorno della liberazione. Possiamo dire che il fascismo, anche qui ci viene in aiuto Don Antonio, che nel suo diario dice in una notte, no, si passò dall'essere fascista, antifascista. Possiamo dire che il fascismo nella nostra valle è stato comunque all'acqua di rose? O tu, dalle documentazioni che alle quali hai attinto, vedevi anche nei fascisti italiani una certa durezza? No, diciamo che nelle nostre zone, da quello che mi risulta, salvo qualche piccola dose d'olio di ricino, ma diciamo propinata a poche persone, mi risulta in quel di Lago Negro, dove c'erano i capoccioni, quelle che dirigevano pure gli altri, qua nelle zone vicine, ma solo quello, per il resto non fu altro che un obbligo. Dovevi abituarti, dovevi sottostare, e io da documenti e anche foto che possiedo ho preso atto delle varie manifestazioni obbligatorie, i vari sabati fasciste, le varie le sfilate, le manifestazioni, però niente di particolare. Più aspetti folcloristici quasi. Sì, che... in effetti tipo tifo da calcio o diciamo clima da campagna elettorale come le viviamo qua. E come le tra qualche mi consenti. Però Nicola, diciamo, ad aggravare la situazione era la povertà, che chiaramente poi generava tante difficoltà. Era la povertà, perché poi in effetti si sa dappertutto, se non si era in possesso della tessera del partito fascista non si lavorava, se non si lavorava non si mangiava, cioè vi erano tante preclusioni che certo venivano fatte non in maniera così eclatante o violenta, però creavano comunque disagio, questo dappertutto. Quindi non capisco, come ha detto giustamente Filizzola prima, il buonismo nei confronti del fascismo. No, non è vero, non è stata una cosa buona. Il fatto è che siccome se ne parla poco, probabilmente i giovani non lo apprezzano più, non avendolo vissuto, neanche i loro genitori adesso, magari solo i loro nonni. Per cui forse non viene percepito fino in fondo il messaggio e il pericolo, come diceva l'amico Gabriele Nicodemo, è un pericolo non imminente, ma sempre in agguato. Cioè i totalitarismi, le varie rivoluzioni, ribellioni, i nazionalismi non portano mai a buono. Quindi questo comunque dovrebbe sempre servirci di lezione. Allora, professore, la sua associazione oggi ha riproposto un tema che non può stancare, perché è attualissimo. Tra l'altro lei proprio nell'introduzione ha evidenziato i pericoli a cui va incontro l'Europa, ma anche la nostra Italia. Ecco, con Nicola abbiamo parlato delle situazioni rivellesi di quell'aereo caduto, del dramma che si visse nei giorni del 43. Con il professore Filizzola vorremmo avere una riflessione breve ma sicuramente profonda, ecco, su questo contesto, perché poi Rivello è inserita in un contesto più ampio. Ecco, una iniziativa del genere che valore può avere? Ma per noi è stato un modo particolare di celebrare il 25 aprile. Il 25 aprile lo sentiamo veramente molto attuale, anche se in realtà sembra un po' passare in secondo piano, o ritualità, no? O ritualità o dimenticanza. No? Invece vanno recuperati determinati valori, perché pensiamo che sia la Costituzione, sia i valori soprattutto del rifiuto della guerra, del rifiuto dei nazionalismi, no? Della xenofobia, delle forme di razzismo, siano estremamente attuali. Estremamente attuali, perché è nelle epoche di grande crisi sociale che questi fenomeni si scatenano per una sorta di impulso naturale su cui qualcheduno ci marcia, investe per fare le proprie fortune politiche, e nascono forme di estremismo, diciamo, nazionalista, appunto xenofobo, particolarismi. Pensiamo alla crisi dell'idea europea. L'Europa va cambiata, su questo non c'è dubbio, no? Però l'Europa è un grande valore.
È un grande valore, e l'idea di Europa è nata proprio, diciamo, all'interno di quel dramma che è la Seconda Guerra Mondiale, dalla consapevolezza di tutti che l'Europa non poteva continuare in questa sorta di guerra civile europea che è durata tutto il Novecento, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, poi la Guerra Fredda. Tutto questo va superato, e il 25 aprile deve essere un richiamo ai valori della democrazia, della pace, no? Della lotta ai nazionalismi nei loro aspetti deteriori, no? E, insomma, i valori dell'antifascismo che secondo me continuano a rimanere attuali, e su cui si può costruire, credo, un rilancio di un paese che recupera i suoi valori migliori. Cosa diciamo a Nicola Manfredelli, che con le sue ricerche rinfocola un po', ecco, un sentimento positivo, certamente, ecco, di approfondimento? Dove c'è l'approfondimento, dove c'è l'analisi, sicuramente c'è anche la consapevolezza di non rifare più gli errori che si sono fatti in passato. È una cosa molto bella che nel nostro territorio ci siano tante persone che a Rivello come a Lauria e dappertutto fanno ricerca storica locale con uno spirito, diciamo, serio, di documentazione, e si sta creando un po' quasi una sorta di movimento di recupero delle identità e della memoria. E insomma, per tutto quello che dicevamo prima, la memoria rimane un elemento essenziale a cui non possiamo rinunciare. Ormai si parla spesso di giornata della memoria, al di là delle giornate, diciamo, è un dovere di tutti quanti conservare la memoria per costruire il futuro.